Quarta prova del primo trofeo metropolitano Firenze-Prato-Pistoia e prima prova del Memorial Lenzo Lenzi giunto alla seconda edizione. Infatti la seconda prova si svolgerà nella giornata di martedì 2 maggio in contemporanea, diciamo, con la quinta tappa del trofeo metropolitano che prenderà il via sempre nella provincia di Prato con l'organizzazione del team Ziraf. Questa tappa invece, la numero 4, è stata organizzata dal team Lenzi Bike di Prato e si avvale del patrocinio del comune di Prato e della Lega Ciclismo WISP. Ci troviamo proprio di fronte al negozio Lenzi Bike dove sono avvenute le operazioni preliminari della partenza, quindi tutto ciò che riguarda le varie iscrizioni da parte degli atleti. Partenza unica per quanto riguarda questa gara, quindi partono tutti assieme in un gruppo con le classiche categorie della Lega Ciclismo WISP, vale a dire le categorie A1, A2, A3, A4, A5, A6, le categorie femminili uniche. Primi passi questi, un percorso che dicevamo ricalca un tracciato abbastanza mosso con continui saliscendi che caratterizza questa quarta tappa del circuito trofeo metropolitano. Un trofeo nato sulle ceneri del giro della provincia di Prato per quanto riguarda gli amatori, patrocinato dalla Lega Ciclismo WISP delle province di Prato, Firenze e Pistoia, e che è giunto così alla quarta tappa su un totale di 6. Quindi ci sarà ancora la tappa che vi dicevo in provincia di Prato e poi ancora una tappa sulla provincia di Pistoia. Lasciamo sfilare il folto gruppo dei partecipanti. Buona la partecipazione, nonostante una bella giornata di sole abbia invogliato tanti a magari a dare appuntamento al mare, ad andare al mare con le famiglie, in quanto è una delle prime giornate di sole della stagione. E comunque da tenere d'occhio anche il termometro, perché sarà una giornata particolarmente calda. Questo potrebbe influire per quanto riguarda l'epilogo della manifestazione. Una corsa che misura in totale 75 km, che parte subito veloce con alcuni tentativi di allungo già dalle prime battute. Qui vediamo il numero 19, che è il primo atleta che prova ad avvantaggiarsi, veste la maglia della società organizzatrice, il team Lenzi Bike. Si tratta di Bernardo Pivano, atleta della categoria A1. Insieme a lui vediamo un altro atleta, si tratta del dorsale 207, ma stanno rientrando anche altri concorrenti, quindi verosimilmente il gruppo si ricompatterà. Si tratta di Giuseppe Corzello della Gianluca Faenza Team. Questi due atleti che hanno, come vedete, adesso stanno per essere raggiunti da un altro terzetto. Ma il gruppo, come avete percepito anche dalle immagini, è davvero vicino a questo quintetto che si è formato sulla testa della corsa, anche perché abbiamo percorso appena 10 km di gara. Quindi tre atleti che sono rientrati, 5 uomini al comando, ma in questo istante il gruppo torna compatto. Tutto da rifare quindi per la testa della corsa con il plotone che recupera immediatamente il tentativo di fuga che abbiamo seguito in precedenza. Ancora qualche metro di vantaggio, ma davvero minimo il margine che questi atleti hanno nei confronti del gruppo, che praticamente possiamo segnalare compatto dopo 11 km di corsa. Niente da fare quindi per questi atleti. Si torna adesso con la nostra sintesi alle fasi successive di gara. Un altro allungo. E ancora l'atleta caratterizzato dal dorsale 207 che avevamo visto anche in precedenza. Si tratta di Giuseppe Corzello della Gianluca Faenza Team. Questa volta tenta la soluzione solitaria, ha un vantaggio di appena 10 secondi nei confronti del gruppo, vantaggio minimo per questo atleta, per lui che adesso si volta, quindi un primo tentativo in compagnia di un altro atleta. Adesso prova l'allungo solitario, però come dicevamo, il vantaggio nei confronti del gruppo è davvero irrisorio, perlomeno vantaggio nei confronti di una prima parte del gruppo. Infatti inseguono 5 atleti che sono segnalati a 10 secondi dal battistrada solitario al comando. 5 atleti
che precedono di pochi secondi il gruppo che comunque non lascia molto spazio in questa fase di corsa e che insegue a poca distanza dalla testa della corsa, testimonianza di come ci sia l'interesse e la voglia di tenere la corsa compatta in vista del finale, in vista dei chilometri conclusivi della corsa. Ci si vuole giocare al meglio il successo in questa quarta tappa del Trofeo Metropolitano. Ricordiamo che si assegna anche il Memorial Lenzo Lenzi ed è anche la prima tappa del campionato provinciale pratese per quanto riguarda la Lega Ciclismo Wisp, ovviamente della provincia di Prato. Questo è il quintetto che insegue la battistrada solitario al comando, ancora una decina di secondi, forse qualcosa meno separano il battistrada dal più immediati inseguitori. L'andatura è comunque molto sostenuta in questa fase con gli uomini che inseguono il battistrada da appena 10 secondi, poi arriva un altro terzetto, ma praticamente queste sono le avanguardie del gruppo pilotate dalle maglie della Agliana Ciclismo nelle prime posizioni, gruppo a pochi metri da questi atleti e complessivamente a circa 20 secondi dalla testa della corsa, dove è presente l'atleta della Gianluca Faenza Bike, caratterizzato dal dorsale di gara numero 207, vale a dire Giuseppe Corzello, atleta che milita nella categoria A3, dicevamo. Ovviamente, essendo una manifestazione Wisp, la divisione nelle varie categorie, dalla A1 alla A6 per quanto riguarda gli atleti maschi, e poi categoria unica invece per quanto riguarda l'universo femminile del ciclismo della Lega Ciclismo Wisp. Gruppo che insegue adesso in questa fase. Cambia la situazione adesso perché siamo nel corso del 30° chilometro. E praticamente c'è stato un ricongiungimento tra i battistrada, tra la battistrada e tra i più immediati inseguitori. Adesso al comando abbiamo il dorsale 207, che era stato il promotore della fuga, vale a dire Giuseppe Corzello. Con lui il dorsale 206 per la stessa formazione, Cristian Balestri. Ed ancora il dorsale 204, Andrea Grandi. Il dorsale 113 invece caratterizza Paolo Rilli del cicloteam sancinese. Il dorsale di gara numero 16 invece è quello di Angelo Parise della Agliana Ciclismo ed il dorsale 323 invece per quanto riguarda l'atleta che milita nella categoria A4, vale a dire Alfredo Mosti della BBM Baldo Stefano. Questi gli uomini che quindi guidano la corsa, per loro un vantaggio che è aumentato nei confronti del gruppo, un vantaggio nei confronti di questa prima parte del plotone di circa 35 secondi, quando siamo con la corsa in località Olmi, 35 secondi nei confronti della testa della corsa, mentre il plotone è segnalato ad un primo e 10. Questi quindi più immediati inseguitori del sestetto al comando, un primo gruppo comunque abbastanza numeroso che insegue gli uomini al comando, poco più indietro a quello che possiamo definire il gruppo ammiraglio, e l'andatura molto sostenuta adesso, infatti la fuga degli uomini al comando fa paura a coloro che inseguono, perché è una fuga molto numerosa con atleti di ottime qualità e che quindi possono sicuramente fare molto bene in questo tratto. Siamo ormai a circa metà corsa, intanto qui qualche problema tra gli atleti, niente di particolarmente grave comunque. Noi lasciamo sfilare anche il gruppo dei più immediati inseguitori del sestetto al comando, gruppo che sfila di fronte alla nostra telecamera in questa splendida immagine che ci mostra il plotone in lunga fila indiana. Usciamo dal centro abitato di Quarrata con la corsa e ci dirigiamo adesso con il plotone. Eccolo qua il gruppo grosso, il gruppo delle ammiraglie, quello che si può definire il plotone più numeroso in corsa, che accusa un ritardo dalla testa della corsa nell'ordine del primo e 10, percorsi circa 35 chilometri, quindi non cambia molto la situazione, con ancora una
possibilità da parte specialmente del primo gruppo di chiudere sulla testa della corsa, mentre questo plotone qua a questo punto diventa forse leggermente tagliato fuori dai giochi per il successo. Ovviamente per successo si intende quello nella categoria assoluta, perché poi dobbiamo considerare le varie categorie in gara, e andremo nel corso della nostra telecronaca a fare anche il punto della situazione di quelli che sono gli atleti delle varie categorie che si trovano sulla testa della corsa. Comunque insistono gli atleti sul gruppo, sul grosso del plotone, nel tentativo di tenere alta l'andatura per cercare in qualche modo di ricucire lo strappo. Noi ci riportiamo ancora in testa, siamo al chilometro di gara numero 40, questo significa che è stata superata metà corsa, e davanti abbiamo ancora il sestetto che avevamo visto e avevamo lasciato in precedenza. Il sestetto è così composto per quanto riguarda la categoria 4. Al comando abbiamo Alfredo Mosti della BBM Baldo Stefan. Per quanto riguarda la categoria 3, che è la categoria più rappresentata, sulla testa della corsa abbiamo Andrea Grandi della X-Bionic Team, e abbiamo la coppia della Gianluca Faenza Team con Cristian Balestri e Giuseppe Corzello. Categoria 2 invece rappresentata da Paolo Rilli del cicloteam sanginese, e la categoria 1 invece è rappresentata da Angelo Parise della Agliana Ciclismo. Poco più indietro abbiamo il gruppo dei più immediati inseguitori, che è segnalato a 50 secondi, cambi regolari sulla testa del plotone nel tentativo di ricucire lo strappo nei confronti dei più immediati, scusate, nei confronti della testa della corsa, dove sono presenti i sei uomini che abbiamo più volte ricordato. Vi ricordo che questa è la quarta tappa del trofeo metropolitano Firenze Prato e Pistoia, appuntamento con la quinta tappa nella sintesi successiva, sempre sulle nostre frequenze, la tappa che è stata valida come secondo trofeo Svetlana Bubnenkova, e che sarà valida anche come seconda tappa campionato provinciale pratese. Questa invece che stiamo seguendo è la prima, e come seconda tappa del Memorial Lenzo Lenzi, e questa è ovviamente la prima anche in questo caso. Alle spalle dei più immediati inseguitori c'è il gruppo che adesso è lanciato a velocità sostenutissima, infatti sta rientrando sui più immediati inseguitori della testa della corsa, si potrebbe quindi ricompattare il grosso alle spalle degli uomini al comando, andando anche a cambiare a questo punto i giochi di forza, perché ci sarebbe un gruppo ben più numeroso alle spalle dei sei uomini che guidano la corsa, questo a tutto vantaggio di coloro che inseguono. Adesso vedete che non è facile comunque trovare la collaborazione, gruppo che adesso lo vedete in fondo a questo rettilineo arrivare di fronte alla nostra telecamera, che ci mostra proprio le immagini del plotone pilotato adesso in lunga fila indiana. Vedete come sia particolarmente elevata l'andatura in questo frangente, gruppo in lunghissima fila indiana alla caccia dei più immediati inseguitori dei sei battistrada. Abbiamo già superato metà gara, come vi ho detto, percorsi i primi 42 km di corsa dei 75 in totale. E siamo ancora sulla testa della corsa, abbiamo percorso 50 km, adesso ancora i sei uomini al comando. Il vantaggio nei confronti del gruppo si è stabilizzato, adesso è di un primo e 15, quindi sembra davvero essere una fuga molto interessante quella che vede protagonisti questi sei atleti. Ovviamente c'è tutto l'interesse ad andare d'accordo, rappresentate, vi dicevo, le categorie A1, A2, A3 ed A5, con una bella rappresentativa della categoria 3 con ben 3 atleti, di cui 2 militano nella Gianluca Faenza Bike. Cambi regolari in testa alla corsa, si pedala a tutta, mancano 25 km alla conclusione, quindi si inizia un po' a sentire l'avvicinarsi del traguardo, l'avvicinarsi di questo epilogo della gara. Vedete proprio gli atleti della Gianluca Team Faenza adesso a fare l'andatura, andatura che comunque si mantiene attorno ai 45 km orari in questa splendida giornata di sole, con le belle immagini che ci regala la nostra moto ripresa. Lasciamo sfilare i sei uomini al comando, alle loro spalle si porta una prima coppia, ma il vantaggio di questa coppia nei confronti del gruppo è davvero minimo. È una coppia formata da Bernardo Pivano della Team Lenzi Bike con il dorsale 19 e con lui il dorsale numero 222. Si tratta di
Giovanni Lencioni della Baglini Central Chimica. Questi sono i più immediati inseguitori del sestetto al comando, ma il gruppo, lo vedete in fondo a questo rettilineo, è davvero vicinissimo alla coppia che insegue, e dalla testa della corsa questi uomini hanno un ritardo di un primo e 15 secondi, quindi diventa sempre più interessante la fuga che vede i protagonisti, sei uomini al comando che ritroviamo al chilometro 60 di gara. Siamo all'ingresso del centro abitato di Pistoia, ancora i sei uomini al comando ed ancora un vantaggio sostanzialmente stabile attorno al primo e 10 nei confronti del gruppo. Si collabora in testa, si continua a spingere. Qui vediamo l'atleta della X-Bionic Team, Andrea Grandi, che assieme a Cristian Balestri e Giuseppe Corzello, entrambi della Gianluca Faenza Team, fa parte della categoria A3. Ovviamente entrano in gioco anche le logiche per quanto riguarda il successo nelle varie categorie, perché davanti abbiamo un solo atleta per la categoria 1, un solo atleta per la categoria 2 ed un solo atleta per la categoria 4, mentre sono ben 3 gli atleti della categoria A3, quindi ovviamente questa è la categoria più interessante per quanto riguarda la fuga che vede protagonisti questi 6 atleti sulla testa della corsa. Comunque l'accordo non manca tra questi uomini, la velocità rimane molto elevata. Velocità che è elevata anche nel gruppo, infatti da queste immagini lo si percepisce bene, il plotone è in lunga fila indiana alla caccia dei battistrada. Adesso come non mai il gruppo sembra aver trovato una sorta di accordo per cercare di ricucire lo strappo nei confronti della testa della corsa. Ancora le maglie della Lenzi Bike nelle prime posizioni, la società organizzatrice di questa quarta tappa del trofeo metropolitano Firenze, Prato e Pistoia, trofeo metropolitano che si è aperto con la tappa a Sesto Fiorentino, quindi la seconda tappa a Pistoia, la terza a Rufina nell'Interland di Pontassieve, e poi questa è la quarta tappa e seguirà la quinta con la trofeo Svetlana Bublenkova e poi l'ultima tappa sulla provincia di Pistoia. Gruppo compatto in lunga fila indiana alle spalle dei sei uomini al comando. Adesso iniziano ovviamente le scalamucce in testa alla corsa, inizia la lotta ed è una lotta interna sostanzialmente alla categoria 3. Infatti vedete gli uomini della Gianluca Faenza Team che provano ad allungare, si mantiene passivo sulla ruota e ne ha ben donde Andrea Grandi della X-Bionic, che è l'altro atleta della categoria 3. Vedete come cerchino gli atleti della Faenza Gianluca Bike di mettere in difficoltà Andrea Grandi. Ovviamente questa è la categoria che riserva sicuramente più attenzione sulla testa della corsa, perché è la categoria che vede presenti ben 3 atleti e che a questo punto, visto il vantaggio nei confronti del gruppo che è ad un primo e 0,5, verosimilmente sarà una questione tra questi 6 atleti la lotta per il successo assoluto, e ovviamente sarà una questione tra i due atleti tra i 3 atleti della categoria 3 per quanto riguarda il successo nella categoria, mentre le altre categorie sembrano già ben definite. Manca l'accordo, ma siamo ormai negli ultimi metri, siamo ormai a circa 7 km dalla conclusione. Alle spalle del sestetto il gruppo è preceduto da un primo drappello con le maglie della Agliana Ciclismo e della Lenzi Bike nelle prime posizioni, primo drappello che insegue a un primo e 5 secondi, quindi una situazione che non cambia per il plotone, ancora un ritardo a questo punto diciamo difficilmente colmabile nei confronti di coloro che guidano la corsa. Il gruppo forse ha temporeggiato troppo e adesso diventa davvero difficile, se non impossibile, ricucire lo strappo nei confronti di coloro che guidano la corsa. E a questo punto sarà davvero un affare tra coloro che si trovano al comando, ed eccoli ancora inquadrati dalla nostra telecamera, perché c'è stato un attacco a due, l'attacco che vede protagonisti i due atleti della Gianluca Faenza Team, vale a dire Cristian Balestri e Giuseppe Corzello. Due atleti che quindi allungano nei confronti dei più immediati inseguitori, due atleti della stessa formazione, due atleti della categoria 3
Quindi, per quanto riguarda questa formazione che sta davvero dando spettacolo in questa quarta tappa del trofeo metropolitano Firenze, Prato e Pistoia, questi due atleti, dopo aver tentato in tutti i modi di staccare il più diretto avversario nella classifica della categoria 3, vale a dire Giuseppe Grandi, ci sono riusciti e sono riusciti a staccare anche gli altri. Questi due atleti, vi ricordo che sono affiliati all'Axi di Bologna, quindi atleti extraregionali che stanno dimostrando davvero un'ottima condizione di forma. Eccoli qua inquadrati, mentre i più immediati inseguitori sono il quartetto che vede protagonisti coloro che facevano parte della fuga, vale a dire per la categoria A3 abbiamo Andrea Grandi della X Bionic, per la categoria A4 abbiamo Alfredo Mosti della BBM Baldo Stefan, per la categoria A1 invece è Angelo Parise della Agliana Ciclismo, per la categoria A2 Paolo Rilli del cicloteam sanginese. Questi più immediati inseguitori della coppia al comando, una coppia che è davvero scatenata e che sembra ormai destinata ad una conclusione in parata, anche se è aperta la questione tra i due in quanto entrambi fanno parte della categoria 3. Vedremo se ci sarà volata tra gli uomini al comando o se sarà un arrivo in parata in grande stile, perché davvero hanno dominato questa corsa, hanno dominato questa prima tappa del Memorial Lenzo Lenzi, prima tappa del campionato provinciale pratese WISP e quarta tappa del trofeo metropolitano. Cambi regolari in testa, non smettono di incitarsi a vicenda i due uomini della formazione di Bologna, che hanno a questo punto un vantaggio davvero considerevole nei confronti della testa della corsa. Siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro, gli ultimi 1000 metri di corsa con questi due atleti che si meritano gli applausi del pubblico, perché hanno davvero portato a termine una grande prova con tanto impegno nella prima parte per portare via la fuga e poi questa cavalcata in solitaria. Siamo pronti per l'epilogo e sarà verosimilmente, lo dicevamo, un epilogo in parata. Vedremo se adesso ci smentiranno i due uomini della Faenza Gianluca Team, ma eccoli qua in fondo al rettilineo, praticamente appaiati, e sembra non esserci volata tra questi due atleti che tagliano il traguardo in prima e seconda posizione, ma è una festa di squadra per la Gianluca Faenza Team con Cristian Balestro davanti a Giuseppe Corzello, prime due posizioni anche nella categoria 3, dove conclude in terza posizione Andrea Grandi, mentre nella categoria 1 il successo di Angelo Parise davanti a Bernardo Pivano e Laerte Nannini, quarto Sabatini, quinto Castagnoli. Categoria A2 la vittoria di Paolo Rilli della cicloteam sanginese davanti a Luca degli Innocenti e Antonio Cossu, quindi Salvini e Pacini. Categoria A3 l'abbiamo già ricordata, mentre nella categoria A4 la vittoria di Alfredo Mosti della BBM Baldo Stefan davanti a Dario Ballati della stessa formazione, terzo Paolo Cavani, quindi Fabrizio Convalle ed Enrico Burchetti. Categoria A5 con la vittoria di Alessandro Biasci del Falaschi e quindi Giovanni Ruscillo e Otello Lamberti. Categoria A6 la vittoria di Luigi Daddi della ciclistica Prato Calor. Una bella doppietta quindi per gli atleti della Gianluca Faenza Team, prima e seconda posizione rispettivamente per Cristian Balestri e Giuseppe Corzello, che hanno davvero corso in grande stile questa prova. Una vittoria netta, una prova davvero maiuscola per questi due atleti extraregionali che hanno fatto man bassa in questa quarta tappa del trofeo metropolitano, prima tappa del Memorial Lenzo Lenzi e prima tappa del campionato provinciale pratese WISP. Siamo con Valerio Alessio Lenzi qui all'interno del circolo di Chiesanuova qui a Prato per commentare questa terzo trofeo Lenzi Bike, una gara aperta ai cicloamatori della Consulta, a tutti gli enti della Consulta, organizzata dalla WISP Lega Ciclismo di Prato. Allora, 111 partenti, prima io ho parlato con Mancini, presidente Lega WISP Ciclismo di Prato, e non era però molto contento, ne chiedo a Valerio Lenzi. No, diciamo che la gara è andata tutta bene, sì, sì. Percorso coperto e bello, giornata splendida, peccato per questa concomitanza con un'altra gara e uscita poi all'ultimo. Insomma, ci si impegna durante tutto l'anno a fare i calendari quasi 6 mesi prima e poi succede queste cose magari a scapito di chi organizza e spende tanti soldi.
Comunque 100, oltre 100 partenti, un arrivo insomma direi molto bello, poi abbiamo visto non ci sono stati problemi di nessun tipo, quindi direi un'esperienza da ripetere. Ricordiamo che questa gara era valida anche come la prima tappa del secondo Memorial Enzo Lenzi, volete ricordare? Sì, è il nonno praticamente, ormai è tre generazioni e siamo nelle bici e quindi questa gara si organizza anche in ricordo di lui e poi anche per far contenti tutti i ciclisti che insomma, la domenica vogliono gareggiare. Invece con Alessio Lenzi vorrei commentare questa attività del team Lenzi Bike, società sportiva dilettantistica qui di Prato. Sì, diciamo che come società organizziamo più eventi, abbiamo organizzato questa tappa del trofeo Lenzi Bike e poi dopo siamo impegnati anche con una notturna in mountain bike che partirà sempre qui davanti al negozio. E poi dopo a ottobre un'altra girata sempre in mountain bike, quindi siamo impegnati su tutti i fronti. Ecco. Il ciclismo amatoriale secondo voi ha una ragione ancora di esistere? È in crescita? Quali sono le vostre valutazioni che tastate un po' il polso tutti i giorni a chi è appassionato di ciclismo? Ma ecco, se non esistesse la categoria amatoriale non esisterebbe neanche i professionisti, perché tutto parte da lì, ecco. Se non ci fosse il movimento della passione, di chi spende, che fa girare un ramo di un'economia come quella della bici, soprattutto quella delle corse, ecco, è fondamentale, sia per noi negozianti che anche e soprattutto professionisti. Ecco, invece Valerio Lenzi, vorrei chiedere appunto dal punto di vista tecnico il vostro negozio cosa è in grado di offrire ai ciclamatori, praticamente tutto direi. Sì, diciamo che negli anni ci siamo specializzati dalla bottega che ci aveva il nonno arrivare fino ai giorni nostri, insomma, dopo tre generazioni noi facciamo tutto, dal noleggio alla riparazione, alla vendita di tutti i tipi di biciclette, dalle corse alle mountain bike, dall'enduro, downhill, qualsiasi diciamo attività sportiva riguardante la bicicletta noi la trattiamo. I numeri sono in crescita, ho già chiesto anche a tuo fratello. Ecco, sì. Numeri di tesserati, persone che si dedicano al ciclismo come anche divertimento, passatempo. Diciamo che sembrerebbe che il movimento non sia in calo, invece il movimento è molto in espansione e la richiesta tutti i giorni c'è, quindi noi siamo molto contenti. Ultima cosa con Alessio, dovete ringraziare qualcuno di sponsor da parte della vostra ditta? Ma ecco, ringraziamo ovviamente tutte le persone che ci hanno dato una grande mano per far sì che l'evento riuscisse, ecco. Non dico tutti i nomi perché sicuramente me ne scorderei qualcuno, ecco, ringrazio veramente tutti, tanto sanno a chi mi riferisco, ecco. Gianpaolo Mancini, presidente della Lega Ciclismo WISP di Prato, per commentare questo terzo trofeo Lenzi Bike qui a Chiesa Nuova di Prato. Allora, i fratelli Lenzi hanno espresso la loro soddisfazione, però c'era un piccolo però che però vorrei che anche lei ci ampliasse. Sì, c'è un piccolo però, la manifestazione è andata bene, è organizzata bene e siamo contenti di questo, anche perché tra virgolette non è successo niente, non ci sono state cadute e questa da parte mia almeno è la cosa migliore, principale di quando finisce una gara, perché la prima cosa che chiedo io è se è andato tutto bene, nessuno è caduto e si è fatto male, quindi già a quel punto lì siamo a posto. Però purtroppo mi duole molto e vorrei farlo presente che purtroppo si è verificato un fatto non troppo bello, che diciamo un comitato, una lega che è un po' lontana da noi, purtroppo sono venuti a fare una gara qui a 30-40 km di distanza sul territorio pistoiese e questo credo che ci abbia un po' penalizzato, ma in questi casi purtroppo ci si penalizza, siamo in due a penalizzarsi, però dato che qui a Prato avevamo questa gara e sappiamo che quando c'è una gara a Prato non si può fare né a Firenze né a Pistoia perché siamo nella stessa fascia, fa male vedere che un comitato lontano, tra virgolette, viene a fare una gara su un territorio vicino a noi e questa sarà una cosa da appurare, da discutere nelle sedi competenti, insomma. Poi per il resto, per quanto riguarda la gara, io sono, come ripeto, sono soddisfatto. Se ci fossero stati un po' più partenti, penso che anche l'organizzatore sarebbe stato un po' più felice. Comunque, ecco, quindi voi non volete più dare l'impressione che la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra, cioè voi siete in contatto, però
si parlava di altri comitati, questo a livello Lega Ciclismo WISP dovrete discutere. Sì, sarà una cosa appunto da discutere nelle competenti sedi appunto a livello regionale per trovare un accordo, un qualcosa che impedisca in futuro, tra virgolette, queste situazioni che penalizzano un po' tutti, ecco. E dal momento che una società si impegna a organizzare una manifestazione con le spese che ci sono oggigiorno per organizzare le cose per bene, avrebbe anche il piacere di avere un numero di concorrenti un po' più positivo, tanto più che una manifestazione come questa, che fa parte del primo trofeo metropolitano appunto, che lo stiamo facendo con la Comitato, con la Lega di Firenze e la Lega di Pistoia, avendo più partecipanti prende ancora più corpo, prende più soddisfazione anche questo trofeo. When everybody's there by dawn, I'll find you dead.